Ed ecco le squadre, scende in campo prima il Notaresco. Il Matese scende in campo con Palombo, Masi, Setola, Buonocore, Barone, Albanese, Adusa, Di Lullo, Galesio, Langellotti, Abreu, in panchina Kuzmanovic, Riggio, Vodopivec, Felici, Mariconda, Predda, Ricci, Iannetta, Masotta. Allenatore, inutile ricordarlo, Corrado Urbano. Ecco, partiamo subito allora. Vincenzo Masi, Bonocore, a sorpresa buttato in campo da Corrado Urbano. Rino Albanese a cercare il tanche, un po' la mette bella tagliata, Line annulla il gol al tanche, c'era di mezzo metro, dice purtroppo non abbiamo fallo di Adusa, mi dice Domenico, purtroppo raddoppio pericoloso il Notaresco, subito Olcesi ancora sulla fascia destra, la mette Vincenzo Masi, un po' corta, ancora Adusa. E Pasquale Di Lullo, ancora da Adusa, sulla destra. Di me, e c'è stata anche una deviazione. La lunga spizzata del tanche per il Leone di Madeira, ostruzione ancora. In possesso di una grande girata, centrale purtroppo. Ancora Frulla, la mette, palla pericolosissima, velenosa. Grande giocata. Fabian Galesio a cercare la velocità di Leo Abreu che si inserisce. Vincenzo Masi la mette a cercare Abreu, leggermente alta, bella giocata di Vincenzo Masi. Prende il bombone il numero 77 Palumbo. Lo fa e la mette troppo profonda, troppo profonda. Palla velenosa della fronte qui, Vincenzo Masi, grande giocata, potrebbe ridarla a Alessio Lancellotti, eccolo, Lancellotti mette la palla in mezzo troppo alta, la mette lì, è Leone di Madeira, grande giocata. Scusami, no, c'è stato un fallo di esperienza di Olcese su Bonocore, vedi l'esperienza di Superstar, uomo Mario Barone, a lanciare Galeta, Albreu. Grande, e ancora. Attenzione sulla destra, il giocatore del Notaresco, capisce tutto Mario Barone, gli ha messo in campo, insomma. Grande giocata di Barone Adusa, grande giocata di Barone Adusa. No, non è Marchionne. C'è stato anche un fallo, buttarla nel mischione. Ancora Pasquale Di Lullo, Frulla e ci pensa Mattia Palombo, 45esimo e fischia l'arbitro. Ritorniamo in campo per i secondi 45 minuti, 0-0 il primo tempo. Attenzione subito al Notaresco, abbiamo perso praticamente tutta la difesa. Come ha detto appunto Domenico Passante, sulla sua fascia non tenta il tiro, tenta invece il tiro Pasquale Di Lullo. Iannetta c'è stato un grande abbattia Palombo, non c'è stato neanche il fallo di Masi, brutto su Marchionne, sta facendo veramente un partitone, grande salta secco Adusa, è rigore, Jonathan Adusa, e ha anche un grande portiere davanti, ma è grande lui, è il tanche Fabian Galesio, lo mette alla destra del portiere, è un gran gol di Fabian Galesio, è un gol cercato, voluto, l'aveva fatto il primo tempo, gli è stato negato, adesso ci ha pensato lui con freddezza, un rigore veramente battuto alla perfezione, Notaresco in difficoltà, adesso dovrà fare la partita Domenico. Sì, assolutamente, e andiamo a rimarcare che la decima rete in campionato di Galesio con la maglia del Matese. Notaresco, Mattia Palombo, Marchionne presumibilmente, mi sembra, leggermente alta, no, non è Marchionne, Marchionne.
Vincenzo Masi stoppa questa azione, azione olcese, ancora una punizione al limite. Dos Santos, Bonocore, attenzione a Dos Santos. Erano piazzatissimi. Luca Cassese. Ci arriva Rino Albanese della nostra difesa, 3 su 4. Se non è un miracolo questo, non so. Olcese alle stelle, questa è la prima occasione. Domenica. La palla un po'. Palla un po' così, però è tutta lunga, è una punizione. Ancora Mattia Palombo. Grande intervento di Mattia Palombo. Fumando la fine della partita, ma è ancora lunga. Gran colpo di testa di Dos Santos. Stiamo tentando l'impossibile. Sì, mister Urbano per alleggerire. Intanto palla Urbano. Incredibile! Però su Vincenzo Masi l'arbitro non lo ravvisa. Va bene, la chiudiamo qua. Purtroppo, purtroppo va bene così, chiudiamo dal Matese Stadium.